Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar del progetto Lavoro Agile per il futuro della PA. Come sapete, il webinar è dedicato al tema della gestione del lavoro agile in situazione di emergenza. Immagino non sfugga a nessuno qual è la ragione, il fatto di attualità che ci ha spinto a immaginare di poter fornire alle PA che partecipano al progetto questa tipologia di webinar e volevo ringraziarvi di aver partecipato e di esservi collegati appunto proprio perché proviamo ad affrontare oggi un tema che riguarda da vicino decine di migliaia di imprese, cittadini, persone che hanno necessità di reinventare il proprio modo di lavorare, la propria organizzazione del lavoro quando si tratta di PA e di imprese e quindi di farlo essendo consapevoli delle novità legislative che sono in campo e anche in qualche modo delle necessità organizzative a cui bisogna far fronte. Passo subito la parola a Rosita Zuccaro, la nostra consulente, avvocata, esperta di questioni del lavoro agile. Prima di darle il microfono, ricordo a tutti che potete porre delle domande utilizzando la chat che si chiama per l'appunto domande o question in inglese che trovate nella barra di controllo dei vostri comandi di partecipazione al webinar. Potete porlo in ogni momento scrivendo semplicemente, poi saremo noi alla fine degli interventi dell'avvocato Zuccaro e dell'altra consulente a cui poi daremo la parola, Stefania Carnevali, a inoltrarle appunto affinché possano rispondere. Grazie mille. Rosita, a te la parola. Grazie Elisabetta Piccolotti, buongiorno a tutte e tutti. Innanzitutto vediamo quali sono stati gli atti normativi e gli atti di riferimento emanati dal governo in questi giorni per rispondere alla situazione emergenziale determinata dalla epidemia di coronavirus. Innanzitutto il decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020, cui è seguito il decreto. Stiamo vedendo le slide, le puoi attivare in questo momento facendo la condivisione schermo. Scusate l'interruzione. Ok, ora le vedete? Sì, ora puoi proseguire. Ecco, allora scusate un attimo un problema tecnico perché come vedete siamo tutte da remoto in location differenti, proprio un po' anche in linea con quella che è la situazione e la giornata odierna, proprio smart. Allora, il primo decreto, il decreto numero 6, il decreto legge del 23 febbraio 2020, cui è seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sempre del 23 febbraio. Cui è seguito sempre il decreto del 23 febbraio, a cui è seguito poi un ulteriore DPCM il 25 febbraio del 2020, che ha inserito ulteriori indicazioni relative all'adozione in maniera semplificata del lavoro agile, per quanto vedremo che l'applicazione del lavoro agile in questi giorni e nello specifico fino a un termine espressamente previsto all'interno dell'ultimo DPCM, all'interno dell'articolo 2 del DPCM del 25 febbraio del 2020, è un termine appunto di applicazione in via provvisoria di un lavoro agile che non viene configurato con quella che è la fattispecie espressamente prevista dalla legge 81 del 2017 e quindi attraverso l'adozione di uno specifico accordo di lavoro agile, ma appunto in via semplificata si può attuare il lavoro agile senza la sottoscrizione dell'accordo individuale espressamente previsto.
Questa opportunità è per tutti. Il DPCM del 25 febbraio, che è andato totalmente a sopprimere quello che era l'articolo 3 del DPCM del 23 febbraio 2020, andandolo a sopprimere in poco, ha indicato specificatamente, cosa che nel primo caso invece non era indicato espressamente, quali sono le regioni interessate da questa opportunità di introduzione o di ampliamento di attuazioni o sperimentazioni già in corso del lavoro agile, e che quindi possono intervenire in maniera semplificata. Nello specifico sono 6 regioni, le vedete elencate nella slide: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Quindi datori di lavoro aventi sede legale od operativa nelle seguenti regioni possono appunto intervenire e introdurre il lavoro agile senza la necessità dell'accordo, ma non solo i datori di lavoro aventi sede legale od operativa in queste regioni, ma anche i lavoratori e le lavoratrici, ivi residenti e domiciliati, anche se sono appunto domiciliati altrove, ma svolgono l'attività lavorativa non per forza in tali territori. Questo che cosa significa? Che se io lavoro per un'azienda sita nel Lazio, che non è una di quelle regioni indicate, o sono in una pubblica amministrazione che non è appunto lavoro per una pubblica amministrazione che è nel Lazio, ma risiedo per esempio in Veneto, oppure sono domiciliata a Treviso, in quel caso, anche se appunto non lavoro in una pubblica amministrazione che ha sede in una di quelle regioni interessate, mi si potrà applicare il lavoro agile in via semplificata. Ci sono però degli adempimenti che siamo comunque tenuti ad effettuare. L'unico adempimento, ma come vedete nella slide, è un adempimento però semplificato anche in questo caso, proprio perché vediamo è una misura provvisoria con un termine specifico e anche una limitata applicazione territoriale, quindi il 15 marzo 2020 come termine ultimo, dopodiché bisognerà riprendere la procedura ordinaria, quindi l'attuazione, la sottoscrizione degli accordi, ma l'unico adempimento che si è tenuti comunque a compiere è quello, come indicato nell'articolo 2 del DPCM del 25 febbraio 2020, è quello indicato all'articolo 22 della legge 81 del 2017, ossia la trasmissione dell'informativa sulla salute e sicurezza. Questa trasmissione però può avvenire in maniera anche qui semplificata, semplicemente specifica il legislatore in via telematica. Che cosa vuol dire in via telematica? Sarò tenuto a mandare una PEC? Posso mandare una semplice email? Quello che il legislatore non dice, ovviamente, vuol dire che non è necessariamente previsto. Ossia, indicando semplicemente l'invio telematico, significa che una semplice email e non una PEC, anche perché sappiamo bene che una PEC ha un valore legale qualora venga inviata un'altra PEC, ma la lavoratrice e il lavoratore non è detto che, come la pubblica amministrazione, dispongano di una PEC. Quindi la trasmissione della informativa sulla salute e sicurezza può avvenire con una semplice trasmissione via email. Via email all'indirizzo email della lavoratrice o del lavoratore interessati. Quale informativa devo inviare? L'informativa che devo inviare è un'informativa sulla salute e sicurezza di cui potrei già disporre, oppure posso utilizzare quella che è la documentazione resa disponibile dall'INAIL al link che vedete indicato, espressamente inserita per appunto far fronte a questa situazione di emergenza. Qualora però io abbia già inviato l'informativa, ovviamente l'informativa è completa, se è adeguata non necessito di un invio ulteriore. Altro, e questo interessa nello specifico le pubbliche amministrazioni, quindi altro atto che dobbiamo nominare questa mattina, è la direttiva della funzione pubblica, la direttiva numero 1 del 2020, perché ci indica un qualcosa di molto interessante.
Che cosa indica la direttiva? Che al fine proprio di contemperare quello che è l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità però dell'azione amministrativa, senza quindi incidere sulla efficacia dell'azione amministrativa, tutte le pubbliche amministrazioni nell'esercizio del loro potere datoriale possono privilegiare però delle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori e le lavoratrici portatori di patologie che li rendono magari maggiormente esposti al contagio. Abbiamo visto in questi giorni come il fatto di avere determinate patologie può renderli comunque più soggetti ad un rischio di contagio. I lavoratori che si avvalgono e le lavoratrici che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la propria sede lavorativa, i lavoratori e le lavoratrici sui quali o sulle quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola di infanzia. Quindi l'indicazione che deriva da questa direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione è quello di potenziare, come si legge espressamente nell'articolo 3 della direttiva, il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee, in linea con quello che ha indicato all'interno appunto del DPCM, di accesso alla misura, con riferimento al personale, complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. Quindi l'opportunità in questa fase specifica di in qualche modo sperimentare questa misura, andando a appunto verificare questa modalità innovativa di svolgimento della prestazione lavorativa, la modalità agile sul campo e le opportunità e benefici che può determinarne. Come vedremo però anche con la dottoressa Carnevali che seguirà il mio intervento, non parliamo specificatamente di lavoro agile come vi accennavo prima, perché il lavoro agile ha delle sue caratteristiche, quindi sarà importante dopo questa fase, innanzitutto per un discorso di organizzazione e di tutela, che si torni alla procedura ordinaria per una maggiore efficacia implementazione dell'opportunità determinata dal lavoro agile. Grazie. Passerei la parola alla dottoressa Carnevali. Grazie. Bene, posso proiettare? Perfetto. Dovrebbe funzionare, grazie. Sì. Nel frattempo avverto che non sono arrivate domande fino ad ora e quindi voglio ricordare a tutti che se ci sono dubbi o questioni da porre possono farlo attraverso l'apposito tools domande o question. Ok, chiedo se si vedono le slide. Sì. Perfetto, grazie. Allora, sicuramente è molto importante, oltre a quanto detto dall'avvocata Zuccaro, e quindi avere qualche informazione in più rispetto alle novità legislative, alle regole del gioco, che sicuramente sono importanti, ricordarci che siamo all'interno di un processo consulenziale di attivazione del lavoro agile nelle vostre pubbliche amministrazioni che ha diversi livelli di avanzamento e quindi anche nella logica di utilizzare questa esperienza che sicuramente è impattante ed emergenziale, aveva senso a nostro parere mettere alcuni punti di attenzione per rendere questa esperienza una grande opportunità. Sicuramente sappiamo che molti di voi hanno colto questa occasione ovviamente anche per cercare di evitare i maggiori rischi rispetto alla chiusura di uffici o al
diciamo così, al non avere persone al lavoro nella loro postazione, quindi hanno attivato velocemente le procedure previste. Alcuni tra di voi sono, non so, la provincia di Pavia, per esempio, l'Università di Genova, la città metropolitana di Genova, ma anche il Comune di Milano. Va però per tutti quanti e per le stesse messo, diciamo così, il focus sul lavoro agile nella sua generalità, perché è vero che a volte le emergenze o le leggi ci aiutano o ci costringono in un certo senso a fare uno slancio verso un'innovazione, ma prima e tra tutti voi sapete che questa esperienza così allargata, così diffusa, così anche sicuramente talvolta un po' confusionaria, non è il lavoro agile di cui tutti i giorni parliamo insieme a voi. Vale la pena però per chi l'ha sfruttata, per chi pensa di utilizzarla, ma anche per chi sta a guardare, perché magari non è in una delle regioni toccate dal DPCM del 25 febbraio, considerarla però una grande occasione. Perché? Perché sicuramente è una grande prova di tenuta delle nostre organizzazioni, di resilienza dell'ente, di capacità di rispondere e reagire a delle situazioni emergenziali così diffuse, così impattanti e soprattutto così improvvise, perché praticamente nessuno di noi aveva mai immaginato una cosa di questo genere. Quindi, insomma, è interessante vedere come in tantissimi hanno risposto a questa emergenza utilizzando delle modalità organizzative nuove, ma anche è un'occasione per favorire l'apprendimento organizzativo. E poiché tra di voi ci sono tantissimi referenti del lavoro agile all'interno delle organizzazioni, vi proponiamo 4 punti di attenzione da tenere in considerazione per sfruttare al massimo questo momento e farlo diventare un momento di crescita all'interno sia delle vostre sperimentazioni ma anche delle vostre pubbliche amministrazioni. Il primo punto di attenzione sicuramente che alcuni di voi peraltro mi hanno già riportato, è che ciascuno di voi ha attivato, pensa di attivare il lavoro agile seguendo un modello di sperimentazione specifico. Alcuni, per esempio, utilizzano la logica top-down, quindi dando ai dirigenti, ai direttori, diciamo così, l'onere e l'onore di scegliere i lavoratori agili, di capire quali attività, di identificare gli sperimentatori. Altri invece hanno preferito una logica bottom-up, quindi dicendo bandi, chiedendo manifestazioni di interesse, quindi chiedendo l'attivazione direttamente dei lavoratori e delle lavoratrici interessati. Benissimo, è chiaro che in questa situazione molti hanno un po' rivoluzionato il sistema di accesso al lavoro agile, quindi chi magari chiedeva una grande responsabilità del management ha visto un po' una corsa alla diligenza, perché moltissimi lavoratori si sono proposti in maniera un pochettino disorganizzata. D'altra parte, chi aveva magari già abituato i lavoratori e le lavoratrici e magari ha dato ai dirigenti, diciamo così, l'onere di scegliere e governare tutto il processo, si sono messi trovati un pochettino in difficoltà. Sicuramente, quanto più la modalità di diffusione del lavoro agile in questa specifica occasione è armonizzata col modello di sperimentazione, tanto meno avrete sicuramente problemi. Attenzione quindi di cercare di mantenere un'armonia e di approfittarne per esempio, comunicare bene alle persone di che cosa si sta parlando, perché altrimenti si rischia effettivamente un po' di caos, si rischia che vogliano fare lavoro agile anche persone che non hanno fatto un'analisi dei processi specifici, che non hanno una pianificazione delle attività e che quindi, insomma, creino un po' confusione o viceversa che ci sia magari una chiusura totale rispetto ad alcune frange della popolazione. Quindi attenzione all'armonizzazione. Il secondo punto di interesse e di attenzione
diciamo anche di lungimiranza e anche cogliere questa occasione per valutare quali potrebbero essere successivamente delle situazioni di potenziale emergenza in cui il lavoro agile da modalità organizzativa stabilizzata e innestata normalmente nella nostra organizzazione possa diventare, diciamo così, una formula per garantire le emergenze. Moltissimi di voi hanno all'interno dei propri regolamenti già qualcosa di simile, basato soprattutto però sulle esigenze personali, quindi su per motivate esigenze specifiche, un'esigenza di salute improvvisa, un familiare che ha bisogno, eccetera, eccetera. Alcuni di voi hanno già previsto che si possa derogare dalla sperimentazione o dall'iter normale per attivare velocemente un lavoro agile, diciamo così, temporaneo di emergenza. Sicuramente territori, per esempio come quelli della rete di Genova, hanno già come si dice, inserito all'interno delle loro logiche come tipologie di emergenza al quale rispondere velocemente attraverso il lavoro agile. Per esempio l'allerta meteo. Considerate o ciascuno di voi all'interno dei vostri territori quale potrebbe essere un ulteriore in futuro potenziale emergenza, lo sciopero dei mezzi, emergenze meteo, piuttosto che nevicate, piuttosto che ondate di calore per altri territori. E nel momento in cui vi ritroverete a terminare la sperimentazione e magari a rimettere mano ai regolamenti che avete al vostro interno, provare anche a tenere in considerazione questa cosa e renderla, diciamo così, patrimonio della vostra organizzazione. Un terzo punto di attenzione è sicuramente il fatto che questa è una grandissima occasione perché di fatto è quasi uno stress test del lavoro agile. Chi lo sta provando e alcuni so che hanno numeri considerevoli di lavoratori agili improvvisi, diciamo così, attivati nell'arco di 1 o 2 giorni, chiaramente ha di fronte a sé una grandissima occasione per misurarsi. Quindi cogliete l'occasione in questi giorni di capire quante persone lo stanno facendo, chi si è candidato, che cosa sta facendo, ma anche per misurare, per esempio, se l'infrastruttura tecnologica regge, se l'utilizzo dei PC di casa ha funzionato, se ci sono stati, diciamo così, delle difficoltà, delle defiance, eccetera, perché queste sono informazioni preziosissime che vi possono servire in un'ottica di allargamento del lavoro agile all'interno della vostra popolazione. Quindi cercate di rilevare più dati possibili, il numero delle giornate, il numero delle persone, eccetera, eccetera, e diciamo così, per fare poi un ragionamento successivo e immaginare una modalità diversa di sviluppare il lavoro agile all'interno delle vostre organizzazioni. Un ultimo punto meno organizzativo, sicuramente molto culturale, è e sarà sicuramente la gestione delle aspettative. Chiaramente nell'opinione dei lavoratori, delle lavoratrici, dei vostri enti, sia chi ha provato queste esperienze emergenziali, ma anche chi non l'ha fatto e che sente parlare di lavoro agile già da un po' di tempo, l'aspettativa probabilmente cambierà. Chi ha provato e magari non era inserito nella fase di sperimentazione, potrebbe trovare un po' faticoso aspettare 1 o 2 anni prima di accedere al lavoro agile. E questo tipo di aspettativa chiaramente va considerata. Anche chi non lo ha provato, ma ha sentito colleghi o l'opinione pubblica parlare di questa opportunità, probabilmente potrebbe avere un po' più fretta di provare. Vale la pena in questo caso, al termine ovviamente di questa situazione, fare anche un ragionamento al vostro interno, ma anche con noi che siamo a vostra disposizione, se è il caso di mantenere il sistema che avevate immaginato o se cominciare a pensare, se ovviamente lo stress test ha funzionato, a cambiare il timing, rivedere un pochettino il coinvolgimento delle persone, eccetera, eccetera.
Altrettanto attenzione alla trappola della visione emergenziale, che è quello che effettivamente come tecnici temiamo un pochettino di più, perché sappiamo bene, sapete bene che il lavoro agile vuol dire analizzare i processi, comunicare bene nel team, pianificare le attività, saper gestire i propri tempi, avere chiari i propri obiettivi, eccetera, eccetera. Il rischio è che alla prossima emergenza, non solo generale, ma anche individuale, la risposta o l'attivazione del collaboratore o del collaboratrice sia: vabbè, ho già provato, lo rifaccio di nuovo. Non governare questo genere di aspettative o questo rischio di cambiamento della visione. Proprio per voi che siete impegnati nel comunicare bene, nel far capire bene di che cosa si tratta, può essere effettivamente una bella spada di Damocle che vale la pena di tenere in considerazione. La soluzione ideale in questo caso è naturalmente, quasi, come quasi sempre diciamo, comunicare bene, far capire che è una situazione temporanea, far capire che stiamo misurando quello che sta succedendo, far capire che il lavoro agile è un'altra cosa e far capire anche che è chiaro che le cose probabilmente dal 16 marzo un pochettino cambieranno anche da voi, nel pieno rispetto ovviamente delle scelte che avete fatto, che nella stragrandissima maggioranza dei casi effettivamente sono state pensate, condivise e ponderate. Quindi rispetto, insomma, a questa esperienza, credo che sia importante tenere in considerazione questi quattro punti di attenzione. Se Grazie. in questo caso avete domande, eccetera, siamo qui. Grazie mille Stefania. Ci ha scritto Francesco Pellecchia che ringraziamo da Bari, lo conosciamo perché segue assiduamente i lavori del nostro progetto. Ci ha scritto tutto molto chiaro, grazie. E quindi vuol dire che entrambe, sia Rosita Zuccaro Carnevali, siete state chiare, esaustive, non ci sono giunte altre domande. Per prima cosa, prima di lasciarvi, però vorrei ricordare che in ogni caso i consulenti e le consulenti di progetto sono a disposizione per dare chiarimenti in maniera diretta a tutte le PA che ne volessero sugli aspetti che abbiamo trattato nel webinar di oggi, e poi volevo in seconda battuta invitare tutti e tutte a seguirci sui social perché li terremo aggiornati anche con tutte le novità normative e tutte appunto le news che in questi giorni si seguono sia dal punto di vista giornalistico sia però anche dal punto di vista normativo, e noi stiamo tentando di appunto tenervi sempre informati. Vedo Rosita che forse vuole dire qualcosa. Sì, Elisabetta, no, volevo soltanto, non è arrivata una domanda, però è una domanda che ci è pervenuta comunque in questi giorni, quindi volevo cogliere l'occasione per rispondere qui in occasione del webinar. Per quanto riguarda quella che era l'indicazione specifica del precedente articolo 3 del DPCM, che abbiamo detto è stato superato dall'articolo 2 del DPCM del 25 febbraio, relativa alle comunicazioni l'autocertificazione a click lavoro che sostituisce la comunicazione che generalmente viene effettuata nel momento in cui si sottoscrive un accordo di lavoro agile. Allora, in base a quella che è l'indicazione del legislatore, l'indicazione governativa del DPCM, in realtà il nuovo DPCM non prevede più l'obbligatorietà di questa comunicazione con l'autocertificazione. Può essere comunque una misura in caso opportuna, qualora ne si avesse la possibilità, per consentire, come diceva anche prima Stefania Carnevali, un eventuale monitoraggio di quello che sta accadendo in questi giorni, perché come diceva anche Stefania, nelle notizie che stiamo leggendo anche sui giornali, non solo appunto per il pubblico, ma anche per il privato, stiamo avendo un'applicazione abbastanza ampia, quindi potrebbe essere interessante con queste autocertificazioni semplificate verificare quali sono stati i numeri fino al 15 marzo. Grazie. Grazie Rosita, non so se Stefania Carnevali vuole aggiungere qualcosa, se ha qualche altro punto
da approfondire, oppure se nel frattempo è arrivata un altro. Grazie a tutti, da Nunzia Leone, che ringraziamo. E allora, se non ci sono altri approfondimenti o altre domande, provvederei a salutarci, naturalmente facendoci l'augurio che questa situazione difficile per il paese si concluda e risolva il più presto possibile. Ci sono sempre, stanno arrivando delle domande in questo momento, è il bello della diretta. La prima. Buongiorno, in merito alle comunicazioni all'INAIL, per la PA vale la procedura che l'avvocato ha descritto e che pare sia per i soli privati, essendo prevista nel primo decreto? Allora, vale quella procedura per tutti, è una procedura semplificata che vale per tutti, quindi la semplice trasmissione dell'informativa dell'INAIL, se volete appunto utilizzare il modulo che le hanno prontamente predisposto, oppure del modulo di cui già disponete. Grazie a Donatella, speriamo di aver risposto in maniera chiara e esaustiva. E Donatella Gambino, colei che ci ha inviato questa domanda. E poi c'è una considerazione di Anna Betto, che ci dice: ottima iniziativa anche questo tempestivo webinar. Concordo con Stefania, rendiamo questa emergenza l'occasione per un salto culturale e organizzativo importante. Bene, forza Pavia. Vedo che vi conoscete. E bene, mi sembra che non ne stiano arrivando altre, salvo il bello della diretta. Ci salutiamo di nuovo e appunto speriamo di vederci presto anche con migliori notizie per il paese e per la conclusione di questa fase difficile di emergenza legata al coronavirus. Grazie mille. Buona giornata di lavoro, agile o non agile, a tutti quanti. Arrivederci. Arrivederci, grazie.